Ciao Pilatessi e Pilatesse e benvenuti o bentornati ad una nuova lezione di Pilates con Giorgia. Oggi ci dedichiamo ad una pratica di 20 minuti di pilates di livello intermedio e avremo con noi soltanto il nostro tappetino, quindi non avrai bisogno di altro che del tuo tappetino. Se sei alle prime armi ti consiglio di seguire qualche video per, diciamo, dedicato più a principianti o a chi sta iniziando e se invece hai già, hai già un po' di esperienza con la pratica, benvenuta o benvenuto. Cominciamo da seduti. Trova la tua posizione comoda da seduta o seduto. e chiudi gli occhi per un istante, rilassando le mani sul tuo grembo o sulle ginocchia. E grazie a questa piccola osservazione del tuo respiro, delle tue sensazioni, comincia a lasciare andare i pensieri che non c'entrano con la pratica, lascia fuori dal tappetino tutto ciò che c'è stato prima della tua lezione. E tutto ciò che verrà dopo. Stai quindi in questo momento portando la tua piena presenza a ciò che stai facendo. anche al semplice, semplicissimo atto di respirare. Mantieni gli occhi chiusi mentre ruoti dolcemente la testa verso un lato e verso l'altro lato. E senti qual è la distanza in questo momento tra il mento e il tuo sterno. Prova a variare minimamente questa distanza per sentire come cambia la sensazione nel retro del tuo collo. Ok, ritorna al centro. Guarda verso il basso, pian piano riapri gli occhi e poi ritorna col tuo sguardo dritto davanti a te per sentire l'allineamento della tua colonna e iniziare con il movimento delle spalle, circonduzioni indietro. E due e tre e in avanti, e due, e tre, ok, intreccia le dita delle mani, distendi le braccia in avanti, palmi in fuori, rilassa la schiena arrotondandola un pochino, sguardo verso il basso, poi palmi verso il soffitto, inspira, apri il petto, e poi... Di nuovo fletti la colonna, rivolgi i palmi verso di te e di nuovo allunga le braccia in avanti, arrotonda la schiena. Inspira, braccia su, coi palmi verso di te. Facciamo un'ultima volta, ruotando i palmi in avanti, sguardo giù. Inspira e rivolgi anche il tuo sguardo leggermente più su verso il soffitto. Ok, poi sciogli piano piano la presa delle tue mani, poggia la mano destra, lo faccio a specchio rispetto a te, e fletti il busto verso destra, rilassando la spalla. Inspira ed espirando, fletti dall'altro lato. Ancora, inspira e fletti a rotonda la schiena, senti il tuo torace, le tue coste che si allargano. L'ultima volta dall'altra parte. Ok, ritorna. Ora, sulle braccia, mantieni la schiena eh, verticale, se hai necessità solleva il tuo bacino con un piccolo supporto per stare più comoda o comodo e ruota il busto verso sinistra, come una spirale che si muove verso l'alto. E a questo punto allarga le tue braccia e poggia la tua mano destra sul tuo ginocchio destro senti che questa mano ti aiuta a ruotare ancora di più fino a quando potrai porgere la stessa mano sul ginocchio opposto e da qui flettere il busto allungandoti nella direzione del tuo ginocchio destro. Ritorna su entrambe le braccia busto al centro, giriamo dall'altra parte quindi rotazione verso destra le braccia scendono la schiena <coughs> si allunga verso l'alto dita delle mani che toccano il pavimento e poi la tua mano sinistra tocca il ginocchio sinistro spingi per ruotare dolcemente accompagnare questa rotazione e poi mano sul ginocchio opposto solleva il braccio destro inclina il busto verso sinistra, nella direzione del tuo ginocchio sinistro. Ok, creiamo spazio nel corpo, ritorna e braccia giù. Ok, a questo punto cambiamo posizione, poggia i tuoi piedi davanti a te, allarga leggermente le gambe e allunga le braccia in avanti, schiena verticale, inspira, espirando dal bacino, retroversione indietro. Rilassa le dita dei piedi, forma una lunga curva con il tuo busto e rilassa le spalle per mantenere questa posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Ora piedi a martello, allunga i talloni in avanti, distendi le gambe mentre allunghi la schiena, rotola sugli ischi, sulle braccia, inspira. Morbide le spalle e di nuovo fletti le ginocchia, fletti la schiena, poggia i piedi a terra, mantieni 5, 4, 3, 2, 1, piedi a martello, scivola sul tappetino, inspira, allunga, ancora, srotola e mantieni. Scendi una vertebra più giù rispetto a prima, se puoi sfida un pochino il tuo addome core 4 3 2 1 piedi a martello allunga i talloni in avanti sulle braccia l'ultima volta srotola ti fermi qua continua a scendere una vertebra alla volta in 8 tempi per scendere completamente quindi lentissimo 8 7 6 5 4 3 2 uno inspira braccia oltre la testa, espirando sulle braccia, sguardo, arrotonda la colonna, piedi a martello e un'ultima volta distendi le gambe in avanti, sulla schiena, allarga le dita dei piedi. Ok, adesso continua ad allungare i talloni in avanti, immagina di avere una palla davanti a te e arrotondati, avvolgiti intorno a questa palla. E se puoi, con le mani afferra le piante dei tuoi piedi, avvicinando il mento giù verso lo sterno e rilassando le dita. Ok, srotola la colonna. Da questa posizione allunga le braccia in avanti piano piano, piedi in punta, srotola con le gambe distese. 8, 7, 6, lentissimo. 5, 4, 3, 2, 1, braccia giù sul tappetino. Fletti le ginocchia appoggiando i piedi a terra. Ci prepariamo per ponte, bridging. Retroversione, sali in ponte, ti fermi su. Molleggia il bacino 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferma qui o fermo qui. Stacca la gamba destra e la distendi verso l'alto col piede a martello. Puoi mantenerla anche appena piegata, scendendo con il bacino e il busto giù, sfiora il tappetino e sali 1. Sfiora, sali 2 e sali 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poggia la gamba destra, saldo il piede destro a terra, stacca la gamba sinistra e andiamo giù 1 e 2. Respira con fluidità 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, e poggia il piede sinistro, allunga bene le ginocchia in avanti, glutei attivi, rilassa le spalle, pian piano srotola vertebra dopo vertebra giù, stacca la gamba destra e sinistra, mani dietro le cosce, espirando, le gambe scendono, il busto sale, ti fermi a metà, la zona lombare ben poggiata, come se fossi appesa alle tue stesse gambe. Respira, dondola poco poco avanti e indietro sulla curva rotonda della tua schiena. Ok. Riporta giù la testa, intreccia le dita delle mani, sostieni la testa con le mani, gomiti verso l'alto. Inspira. Espirando solleva testa e spalle. Distendi la gamba destra, piedi in punta, alterna con la sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuiamo però questa volta afferrando con le mani la gamba. 1, 2, 3, respira fluidamente. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, fletti le ginocchia, mani dietro le cosce, continua a venire su arrotondando la colonna senza appoggiare i piedi, rimani in equilibrio, dietro gli ischi, rilassa le spalle, distendi le gambe per teaser, e fletti, e 2, e fletti, vai, 3, fletti, 4, L'ultima volta distendi, rimani, allunga le braccia in avanti e mantieni 5, 4, 3, 2, 1, fletti le ginocchia, poggia i piedi e pian piano srotola vertebra dopo vertebra giù, braccia sul tappetino ancora una volta. Ci prepariamo per il ponte, questa volta spingi direttamente sul tuo bacino. E la tua schiena stacca ancora una volta la gamba destra e ora saldo il bacino lì dov'è la gamba scende si allinea con la coscia sinistra e quando risali piede in punta ancora scendi allunga in avanti il tallone e sali piede in punta 3 4 5 6 Ricorda di continuare a respirare. 7, 8, 9, 10. Rimani con il tallone lungo, lungo in avanti, il ginocchio destro teso, su il bacino. Poggia poi la gamba destra, il piede destro e stacca la sinistra su. E di nuovo, piede a martello, allunga la gamba in avanti, piede in punta sali con la gamba tesa, possibilmente. 2. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rimani in avanti, allunga il tallone, la gamba in diagonale, mantieni. 4, 3, 2, 1. Poggia entrambi i piedi a terra, sostieni ancora di più il bacino, braccia oltre la testa, i palmi si guardano. Espira, srotola vertebra dopo vertebra giù, stacca una gamba e poi l'altra, espirando, solleva la testa e le spalle, distendi le braccia lungo i fianchi, gambe verso il soffitto. Andiamo con 100 braccia che fanno 5 molleggi in giù, inspirando e 5 espirando. Prendi l'aria. Fuori l'aria. Ancora. Fuori l'aria. Prendi. Fuori l'aria. L'ultimo. Fuori l'aria. Da qui gamba destra verso di te, lunga la sinistra in avanti e alterna. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10 mani dietro le ginocchia il busto sale le gambe scendono divarica le ginocchia in fuori unisci le piante dei piedi abbraccia i tuoi piedi e rilassa la schiena giù ok cambiamo posizione andiamo in quadrupedia le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, puntiamo anche i piedi e da qui un cerchio in senso orario con il, tutto il corpo, in senso anti-orario, ci fermiamo al centro, inspira ed espirando trattieni la pipì, avvicina um, l'ombelico verso il retro della tua schiena, stacca le ginocchia da terra e rimani spingendo via da te il pavimento attivamente. Poi scivola con una gamba e poi con l'altra per plank, allinea bene il corpo in plank e rimani. Ginocchio destro al petto e sinistro. 10 9 8, respira senza perdere il controllo addominale. Ancora 6 5 4, 3, 2, 1. Mantieni la posizione, ora spingi con i piedi il tuo peso in avanti. Poggia le ginocchia, rilassa i piedi e apri il petto in avanti per suon. Guarda davanti a te, glutei molto attivi, ingaggiati. Fletti i gomiti senza perdere il controllo delle spalle e scendi. A pancia in giù. Inspira, sali. Spingi sulle braccia e mentre scendi allunga le gambe per sollevarle da terra. Ancora, inspira. Su. E scendi. Ultimi. Tre. E scendi. Due. Scendi. L'ultimo. Ok, ginocchia più ampie del busto, scendi con la fronte a terra, posizione del fanciullo, relax. Torniamo in quadrupedia e questa volta portiamo giù un gomito dopo l'altro. Sentiamo bene anche qui la spinta delle braccia a terra, quindi non collassiamo nelle spalle. E distendiamo la gamba destra indietro, puntando il piede. Ora salgo, il primo lo facciamo lento, in modo da sentire l'attivazione nel gluteo destro, senza però inarcare la schiena di più, ok? Poi sfioro con le dita il pavimento e slancio leggermente la gamba indietro, sempre con la stessa accortezza sfioro 2 e 3 4 5 ammorbidiamo il retro del collo 6 7 8 9 10 rimani piccoli cerchietti disegnando con le dita del piede indietro 3 4 5 cambio 5 4 3 2 1 poggio e cambio gamba distendo su la gamba sinistra sfioro salgo 1 2 respira 3 4 5 6 7 8 9, 10, rimani. 5 cerchietti da un lato. 4, 3, 2, 1 dall'altro. 5, 4, gluteo sinistro forte. 3, 2, 1, benissimo. Ora da qui, punto i piedi, poggio una mano dopo l'altra e con le mani mi aiuto nella risalita spingendo indietro il mio peso per andare su entrambi i piedi e rilassare giù la testa. Pian piano srotoliamo una vertebra dopo l'altra su. Divarichiamo appena le gambe e andiamo giù in uno squat per rimanere qua. 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, poggio le mani a terra, distendo le gambe, riavvicino i piedi paralleli sotto il bacino e fletto le ginocchia appoggiando la pancia sulle cosce e poi distendo lasciando andare il bacino su, la testa giù, ancora fletto, inspiro e distendo ultimo e distendo questa volta abbraccio il retro delle caviglie lascio andare la testa giù sposto bene il bacino sui talloni non più indietro come allineamento e posso persino intrecciare le dita delle mani lasciare completamente le spalle verso terra un bel respiro in questa posizione di allungamento. Non forziamo sul retro delle ginocchia, possiamo mantenerle appena appena piegate. Poi pian piano srotoliamo la colonna, appoggiamo le mani appena sopra le ginocchia e immaginiamo di spingere con le mani per allungare il busto parallelo al pavimento. E ancora una volta, srotoliamo giù, afferriamo i gomiti l'uno con l'altro, testa giù, e dondoliamo appena destra e sinistra. Ok. Giù le mani, appoggiamo le ginocchia, ritorniamo a sedere con i piedi che si toccano, le piante dei piedi che si toccano, le ginocchia in fuori, le mani si infilano da sotto per abbracciare i piedi e arrotondare la schiena giù. Srotoliamo, incrociamo le gambe, mani sulle ginocchia, circonduzioni delle spalle indietro. Poi ci fermiamo con le spalle, chiudiamo per un istante gli occhi e rivolgiamo i palmi delle mani verso l'alto. Ammorbidiamo la bocca, la pelle del volto. E muoviamo con un piccolissimo movimento la testa a destra e sinistra, davvero pochi millimetri da un lato e dall'altro, fino a fermarci al centro. Lasciamo che il respiro... Ritorni pacifico e sereno. Osserviamo i nostri pensieri. Li lasciamo andare senza focalizzarci su nessuno in particolare di essi. Poi pian piano rivolgiamo il nostro sguardo verso i piedi, abbassando il mento giù. Ammorbidiamo le dita delle mani. E ci prepariamo ad allungare le braccia verso l'alto. Inspira, espira e giù. Rilassa, ancora, e giù. Rilassa. Facciamo l'ultimo movimento insieme. Uniamo i palmi delle mani su verso il cielo e portiamo le mani giunte al cuore. Grazie per aver praticato insieme a me. Questa lezione, insomma, spero che tu possa portarla davvero nella tua quotidianità anche quando non hai moltissimo tempo per la pratica. E, um, noi ci vediamo alla prossima lezione, ti ricordo che se ti è piaciuta questa pratica puoi lasciare un commento eh, sotto al video e iscriverti al canale se ancora non l'avessi fatto per rimanere aggiornata o aggiornato su tutti i contenuti che pubblico ogni settimana per te. E, um, tutto qua, ci vediamo alla prossima. Buona giornata!